Benvenuti a questa edizione in diretta dello Yastig in Apertura. Il maltempo che da settimane sta mettendo in ginocchio l'Italia non accenna ad affievolirsi. L'allerta resta alta a Roma, dove il sindaco Marino parla di centinaia di milioni di danni. Di nuovo pioggia nella notte a Fiumicino, che si è risvegliata al sesto giorno di emergenza allagamento. Vediamo i dettagli nel servizio. A Fiumicini è ancora emergenza e si continua l'opera di assistenza e svuotamento dell'acqua dei canali di bonifica. La situazione rimane pesante nell'area di Isola Sacra. I disagi si stima proseguiranno per giorni, molte strade sono sott'acqua. Anche stanotte, con l'ausilio di molti uomini tra Protezione Civile e Forze dell'ordine è continuata l'azione di soccorso. Le idrovere continuano a lavorare al massimo regime, ma ancora risulta difficile abbassare il livello di alcuni canali. Tante ancora le strade interrotte e chiuse. Di conseguenza non è ancora possibile far defluire o sversare l'acqua che ha invaso centinaia di abitazioni con punte di 50-70 cm e gli abitanti allo stremo. I volontari portano pane, latte e farmaci a chi è prigioniero in casa. Al centro catalani è operativo da ieri un punto di assistenza che fornisce sacchi di sabbia, pasti caldi e altri generi di conforto. Di notte molte strade sono al buio per via dell'interruzione di energia elettrica e ciò pone anche problemi di sicurezza. Con l'emergenza allagamenti si devono fare i conti anche con i rischi di problemi sanitari e di igiene a fronte ancora di tante persone da giorni intrappolate in casa. I servizi sociali del comune di Fiumicino e una unità medica dell'esercito sono al lavoro per assistere i cittadini colpiti dall'alluvione che necessitano di cure e interventi di vario tipo. Unico elemento di ritorno alla normalità la riapertura di alcune scuole. E l'eccezionale fase di maltempo che si potrà da settimana in Italia durerà almeno fino a metà mese. Altre piovose perturbazioni, spiega il meteorologo di meteo.com Francesco Nucera, sono attese a più riprese, sempre in un contesto più autunnale che invernale. In realtà, secondo gli esperti, ci sarà un'alternanza di giornate soleggiate e perturbazioni atlantiche che porteranno ulteriori piogge, acquazione nevicate sui rilievi. Questo andamento contrassegnato e scendi di temperatura proseguirà almeno. Sì a metà febbraio. Cambiamo argomento le malattie infettive come pedinculosi, scabbia e parassitosi intestinali sono tra le patologie più frequenti che si riscontrano nelle comunità scolastiche soprattutto nelle scuole materne ed elementari a lanciare l'allarme sono i pediatri della società italiana di infettivologia pediatrica che ribadiscono l'importanza della prevenzione attraverso screening di controllo effettuati con regolarità e ricordano che i più colpiti sono proprio i bambini perché il loro sistema immunitario è maturo e perché la socializzazione con altri bambini favorisce la diffusione di agenti patogeni, un'efficace prevenzione di molte infezioni ha evidenziato la professoressa Susanne Esposito, presidente della Società Italiana di Infettivologia pediatrica si ottiene anche attraverso misure di controllo nelle comunità scolastiche, ma soprattutto attraverso visite mediche e screening effettuati su bambini con regolarità, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente per evitare epidemie e anche per prevenire altre patologie come il sovrappeso, l'obesità, ma soprattutto l'ipertensione. E sarebbe ormai minente entro pochi giorni il decreto di nomina del nuovo comitato chiamato dal Ministero della Salute a pronunciarsi sul metodo stamina, ma con alcune novità. Ci sarebbero infatti almeno un paio di defezioni spontanee tra gli esperti individuati, mentre resta ferma l'attenzione del ministro Beatrice Lonenzin di mantenere Mauro Ferrari a capo di questo gruppo di esperti. Intanto agli ospedali di Brescia, un nuovo paziente, un bambino affetto da una malattia genetica, ha avviato il trattamento stamina dopo il via libera del. Tribunale di Trapani. E l'Associazione Italiano D'Ontogliatri di Roma e del Lazio lancia via We web il primo dialogo diretto tra cittadini e dentisti, tre temi più trattati, quelli sull'abusivismo, sui centri low cost, su come riconoscere un dentista vero e sulla prevenzione come strumento di salute e di risparmio. Sentiamo Eleonora Cordamone che è responsabile della comunicazione AIO di Roma. Al di là di domande su terapie e strettamente odontoiatriche direi che molto spazio verrà dato forse all'affidabilità sui centri low cost. Ora oggi questi centri conoscono in Italia un gran fiorire, vista soprattutto la congiuntura economica particolare. In realtà innanzitutto sono dei centri dove non sempre si risparmia, anzi, il più delle volte le tariffe delle prestazioni sono del tutto allineate a quelle degli studi odontoiatrici delle zone in che sorgono ugualmente. In secondo luogo il paziente perde quella che è la centralità del rapporto medico-paziente, proprio perché questi centri sono sorretti da intenti imprenditoriali. Di conseguenza il paziente innanzitutto spesso non conosce il medico che lo curerà, ma potrà anche vederlo cambiare in, con il corso della stessa terapia. Infine, proprio perché la centralità economica è fondamentale, si troverà spesso a pagare in anticipo le prestazioni e non sempre per avere e ricevere un minimo trattamento efficace. È vantaggioso curarsi all'estero per risparmiare? Direi assolutamente no, eh, anche se al paziente può sembrare di sì inizialmente perché magari eh, riceve dei trattamenti per de delle tariffe che sono più basse. Questa economia è giustificata dal fatto che il costo della vita in certe nazioni è ben più basso rispetto all'Italia. In realtà alla lunga si troverà a fronteggiare delle complicazioni legate al fatto che innanzitutto il più delle volte i trattamenti non sono appunto il minimo efficace, ma sono grandissime riabilitazioni che potrebbero anche essere evitate e che vengono eh, svolte in un arco di tempo brevissimo, parliamo di giorni, laddove invece in Italia sarebbero eseguite in un arco di magari sei mesi, un anno. C'è una ragione perché questo avviene. Quando non è così, a lungo andare il paziente si può ritrovare a pagare le conseguenze di questo, anche in termini economici, perché probabilmente deve poi risottoporsi nuovamente ad ulteriori cure qui in Italia. E dopo anni passati a combattersi e a custodire gelosamente i propri segreti anche a colpo di cause sui brevetti, dieci delle principali aziende farmaceutiche mondiali hanno deciso di deporre le armi e fare ricerca insieme su alcune delle principali malattie emergenti che colpiranno duramente nei prossimi anni. L'alleanza, organizzata dal National Institute of Health statunitense, cercherà di riuscire dove finora gli sforzi singoli dell'azienda non hanno portato i frutti sperati, indagando su malattie ancora con poche o nessuna terapia veramente efficace. Il progetto quinquennale potrà contare su una dote di 2335 milioni di dollari suddivisi quasi a metà tra il parte del pubblico e quello privato. Si incentrerà su Alzheimer, diabete di tipo 2 e su due malattie autoimmuniche, che sono l'artrite reumatoide e lupus. I partecipanti si scambieranno dati, campioni prelevati dai pazienti, persino scienziati cercando di ottenere obiettivi precisi nel caso dell'Alzheimer, ad esempio si cercheranno dei biomarker, delle molecole in grado di stabilire quali sono i pazienti per cui potrebbe funzionare la terapia e lo studio in questo momento, ma anche degli obiettivi nel tessuto cerebrale per eh, eventuali farmaci che siano totalmente nuovi. Bene, questa era l'ultima notizia di questa nostra edizione dello ISTG, yes l'appuntamento per domani ancora per una nuova edizione in diretta, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.